Buonasera, buonasera a voi. Allora, stasera voglio prendere spunto da un video che mi ha inviato un carissimo amico, a proposito, grazie Salvatore, un video che ci fa capire i rischi ai quali continuiamo ad andare incontro. Ce lo guardiamo un attimino e poi vi dico esattamente quali sono i rischi. Cosa sta succedendo e perché però la situazione è anche molto molto preoccupante. È un episodio che si svolge su un treno dove una signora si era rifiutata di mettere la mascherina. A mia difesa, siete degli uomini armati, io ho detto che la indosso. Allora lei deve scendere. No, Scendere, perché no. il capotreno è un pubblico ufficiale e ha deciso che deve scendere. Ma io ho detto Ci che non sono. sto trasgredendo nessuna regola Sì, adesso e sta io la sto vedendo indossando, che nei mezzi quindi. pubblici bisogna indossare la mascherina. Ecco, guardi, adesso la sto mettendo, quindi che problema c'è? Devo arrivare a casa, non è possibile. No. Anche testimoni, che Sì, testimoni, guarda, va bene, le sto inquadrando guarda. anche. Ecco, a posto, abbiamo pure gli sceriffi adesso. No, no, come mi portate via a forza? Non ho capito come mi portate via, assolutamente. No, 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 io non scendo, assolutamente non glielo permetto. Allora, facendo ritardo, poi viene avvisato anche il ritardo del treno. Ma io ho detto che le indosso la mascherina, io ho detto che le indosso la mascherina. Come mi fa scendere, scusi, con la forza? Non ho capito. No, perché io non scendo, ho detto che la tengo, non scendo e non mi dovete impedire di ritornare a casa. No, no, lei non mi tocca, io rimango qui. Senta, io adesso ce l'ho indossata. Parlo io, è già un reato penale. No, no, ma no, di cosa? Di che penalità? Pubblico ufficiale. Ma di che penalità? Io le sto dicendo che la indosso e allora io non mi muovo da qui. Io no, non mi muovo da qui, non scherziamo. Come mi prende? Con la Ecco, forza? portiamo Non ho avanti capito. il video fino al punto in cui. Signora, deve scendere. No, no, io non mi muovo da qui assolutamente. Ma che cosa volete? Dove mi portate? Ma che cosa volete? Ho detto che collaboro. Collabora? Collabora Guarda, signora signora. prima. L'ordine di No, ordine. no, no, Aspetti. assolutamente non mi toccate! Non mi Avete toccate! aperto un ufficio perché l'avevo denunciata. No, no, non Lei mi sta disattendendo toccate! un ordine della Non mi procura che. toccate! Io devo tornare a casa! Allora, onestamente io non so di quando il video, può essere di una settimana fa, di 6 mesi fa, non è importante, no? Voglio dire. Però questo è un qualcosa che ci deve far riflettere. Analizziamolo attentamente, no? All'inizio salgono probabilmente chiamati dal capotreno, salgono dei poliziotti, probabilmente il capotreno è stato allertato dai passeggeri. Perché questa signora si rifiutava di indossare la mascherina. Allora, prima considerazione, è come se noi, no? Tutti i giorni che andiamo ad esempio in macchina, vediamo un soggetto che non ha la cintura e dovessimo chiamare le forze dell'ordine. Voi capite che è un'autentica follia. Oppure, magari, perché siccome talvolta questi soggetti fanno l'obiezione che in questo caso però mette a repentaglio la loro sicurezza il fatto che uno non indossi la mascherina. A parte che questo bisogna davvero dimostrarlo e ci sono tantissimi studi che dimostrano che le mascherine non servono e soprattutto non servono come sono utilizzate dalle persone e anzi possono diventare un boomerang, perché sì, possono causare dei danni fisici per la salute alle persone, ma non a causa del Covid. Poi a un certo punto addirittura interviene un funzionario, se avete ascoltato attentamente, che parla di reato penale. Ma dove vivi? Ma cioè, che mestiere fai? Andresti cacciato per una cosa del genere. Ma quale reato penale, ignorante che non sei altro? Terza considerazione. La signora
a un certo punto accetta di mettere la mascherina, no? Cioè non è che continua a rifiutarsi, e già lì il fatto di prelevarla in modo forzato, cioè, è assolutamente inaccettabile e contro la legge. Però questa signora, come avete visto nel video, ok, dice, io metto la mascherina. Quindi, al limite, cosa avrebbero potuto fare i poliziotti? Denunciarla. Certo, questo è previsto, è capitato anche a me di essere denunciato, ma voi capite non di essere, perché questo si tratta di un arresto vero e proprio, perché quando tu prelevi una persona, perché chiaramente l'identificazione la potevi fare anche sul treno, chiederle i documenti, ma non puoi prelevarla con la forza. Quello è un reato, capite? È un reato che questi personaggi hanno commesso. Una cosa inaudita. Ma ora la riflessione qual è? Cosa ci vuole ancora affinché il popolo italiano reagisca? Perché vedrete che questi episodi, per quanto riguarda poi il Green Pass, si potranno succedere a centinaia di persone che giustamente, siccome vogliono avere la loro libertà, rifiuteranno, andranno nei luoghi pubblici e vorranno pure rimanerci, perché è giusto così, perché non c'è nessuna legge che al momento lo vieti. Però ripeto, cosa deve ancora succedere nel nostro paese affinché ci sia una reazione da parte delle persone? E io ho una grande, grande preoccupazione. Vedete, a me capita tutti i giorni di parlare con le persone, chiaramente non è che mi presento o mi qualifico, dico cosa faccio nella vita, mi comporto da normale cittadino per cercare di capire quali sono le reazioni delle persone ai bar, appunto nei luoghi pubblici. E la cosa che mi terrorizza, che la parte che sta da una parte politica, purtroppo devo continuare a dirlo, questi autentici ignoranti, gente pericolosa per se stessi, per gli altri e per il proprio paese. Basta che il proprio segretario, il proprio partito abbia detto va bene il Green Pass, che questi all'unanimità ti vengono a dire è giusto il Green Pass. Capite qual è il problema? Per quelli di sinistra basta che il loro leader, la loro parte politica, dica una qualsiasi cosa, per loro come soldatini comunisti va bene. Altro che non siete più comunisti, altro che vi offendete quando vi si dà del comunista. Sono i comportamenti che vi qualificano come ideologicamente comunisti e siete pericolosi per voi stessi e per tutta la collettività. Perché su qualsiasi cosa, anche ad esempio sul DDL Zan, anche quelli che non sanno nulla, perché basta che poi vai a indagare cosa dicono i punti contestati, che sono soprattutto il punto numero 1, 4 e 8, non sanno assolutamente di cosa stai parlando. Ma basta che sia stato proposto da un esponente del loro partito che va bene. E tutti quelli che non lo votano sono omofobi. Questa è la realtà del nostro paese. E vi assicuro che in nessun altro paese è così. Perché ve lo posso assicurare, in Francia, in Germania, in altri paesi, ovviamente ci sono posizioni diverse, ideologicamente diverse, ma vi assicuro che a destra e sinistra ci sono persone capaci di ragionare e talvolta anche di dire no rispetto alle proposte del proprio partito. Quello che purtroppo in Italia avviene solo a destra. Noi ci scontriamo, ci confrontiamo, non siamo d'accordo, attacchiamo il nostro leader politico. In questo momento, ad esempio, per quanto riguarda la Lega, c'è una grande spaccatura rispetto a quelli che appoggiano l'operato di Salvini e quelli che sono contro. Se voi andate a vedere a sinistra, il 95% delle persone sono dalla parte di Letta, a prescindere dalle cavolate che questo dice, come la patrimoniale,
come Ius Soli, come altre cose. A prescindere, l'ha detto Letta, che in questo momento è il segretario del partito, va bene. Non vado neanche a capire cosa ha detto, perché l'ha detto, se c'è magari un'altra idea, non vado, non sono curioso di andare ad approfondire. Questo è il vero pericolo per l'Italia. Con questo vi lascio, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.